La Bartocini si presenta alla ripresa del campionato in questo 2022 senza la Diouf, in odore di addio, ma comunque non sembra risentire dell'assenza dell'opposta. Nel primo set dispone a proprio piacimento di un Bustarsizio che scende in campo non con la giusta determinazione. Le padrone di casa vincono 25-19, ma nel secondo parziale reagisce Busto e vola sul 16-10, ma Perugia non molla e si riporta sotto fino al 17-16 grazie al servizio. Poi crolla nel finale sotto i colpi di Mingardi e compagni. In avvio di terzo parziale ancora un sussulto di Perugia, che guadagna un vantaggio consistente ma non riesce a difenderlo nella parte centrale, dove Busto, trascinata dalla solita Mingardi e da Gray, prende il largo sul 18-13 e si apre la strada per il 25-18 finale, che porta il punteggio sul 2-1 per le ospiti. Nuove emozioni nel quarto set. Busto prova a prendere il largo, ma va in fuga per due volte, ma Perugia è lì e non molla. Nel finale le padrone di casa, guidate da Guerra, rimontano da 15-19 fino a 21 pari. Addirittura mettono il naso avanti, 22-21, ma nel finale, ancora una volta, Mingardi prende in mano la unit e mette a terra i punti decisivi per il 25-23, che regala il successo alle lombarde e lascia Perugia, ancora una volta, per l'ennesima volta, senza punti. Le ospiti festeggiano i 24 punti di Gray, i 20 di Mingardi e i 19 di Stevanovic. Per Bartocini, Guerra top scorer con 19 punti, 15 a Vettola, 12 Viotto, Menardo e Bauer. Settimana di riflessioni in casa Bartocini, soprattutto per il caso di Uffo. Domenica prossima si va a Roma, obiettivo è non farsi staccare.